Allora, abbiamo sentito la proposta di Raffaele, volevo un commento breve dal presidente Carlo Verna, dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, e poi chiudiamo con la proposta di Marco Dal Pozzo che va anche essa verso, come dire, uno scenario risolutivo in qualche modo, no? Provare a mettere un po' di carne al fuoco. Grazie. Buongiorno a tutti. Per quanto breve il commento, devo un attimo però incanalarlo in un contesto, perché noi, questa che è una delle sale più importanti, anzi la sala più importante del giornalismo italiano, non stiamo parlando di giornalismo, ma stiamo parlando di democrazia. Io vengo da una città di mare, amo moltissimo il mare in qualche modo lo considero la mia vita, e però il mare ha anche dei rischi sostanzialmente, dei rischi naturali, dei rischi quando laddove è infestato, e lo è ancora in alcune zone del mondo, dai pirati. Quindi evidentemente noi stiamo confrontandoci con delle enormi risorse di democrazia che ci sono, caratterizzate però da enormi rischi. Io questo campanello d'allarme l'ho suonato nel discorso di fine anno, accanto al Presidente e al Primo Ministro, come prassi per quanto riguarda l'Ordine dei giornalisti, dicendo non siamo consapevoli dei rischi che ci sono per la democrazia rispetto a tutta una serie di cose sulle quali non ritorno e che sono state già ben evidenziate. Mi devo occupare di aprire percorsi e di guidare macroprocessi e microprocessi. Tanto per capirci, i microprocessi sono pronto a far venire a dialogare col mio comitato tecnico-scientifico, un matematico che si occupa di risk management, per spiegare praticamente che significa algoritmo, perché in questa sala siamo molto ma molto più avanti rispetto a quella che è la consapevolezza che c'è nel paese e nella categoria. Quindi cominciamo dai microprocessi, poi i macroprocessi. Mi fa piacere che qui ci sono persone che ho incontrato in questi primi mesi di presidenza. Marco Giovannelli non sa che alla stazione di Trenord, divenuta famosa in queste ultime ore per un incidente che c'è stato di Varese, dopo quella stimolante riflessione che c'era stata al Festival Glocal, con Michele Mezza ci dicemmo dobbiamo mettere su un qualcosa che studi espressamente dei processi di modernizzazione, e che è stato fatto un incontro nei cui dettagli non entro perché devo ancora riferirmi al Consiglio nazionale, per mettere su a Napoli, dove c'è già il progetto Apple, con Agicom e con l'Università Federico II, una News Academy che si occuperà proprio di questi temi. Quindi microprocessi, macroprocessi, percorsi da aprire. In questo contesto, evidentemente, rispetto alla proposta di Raffaele Fiengo, che è una delle firme storiche del nostro giornalismo, ma anche uno dei più lungimiranti, anche in virtù non solo dell'esperienza professionale, ma anche di quella didattica che ha fatto in questi anni, evidentemente non cado dal pero, perché ci siamo confrontati a lungo nelle settimane scorse. Tant'è che dopo il colloquio che ho avuto con Raffaele Fiengo, immediatamente nell'incontro con i presidenti regionali abbiamo scritto riforma e autoriforma, perché certamente ci sono dei margini su cui ragionare. I 2 mesi di carcere come Danilo Dolci, levatelo dalla testa che sia disposto a farmene, erano altri tempi, e visto che era stato citato Calamandrei, situazioni uguali si disciplinano in maniera uguale, situazioni diseguali in maniera diseguale. Quindi voglio dire, certamente non è epoca di farsi 2 mesi di carcere per affermare un diritto, ma questo diritto può essere affermato probabilmente cominciandoci a ragionare sopra, e certamente nella commissione che abbiamo appena nominato, la commissione riforma, si dovrà discutere anche di autoriforma, e quindi il giornalismo per adesione è un qualcosa che ci risolve anche un altro problema, non solo quello di tenere dentro, laddove la strada dell'esercizio abusivo della professione, che invece è la strada opposta a quella per tenere fuori, è una strada che si è rivelata assolutamente impraticabile, anche per come geneticamente si diventa pubblicisti: si fa esercizio abusivo per 2 anni, si è pagati e poi si ottiene un premio, ragion per cui l'esercizio abusivo non esiste. Esiste però un pagamento che viene fatto o forse non fatto, e un tesserino che viene dato in cambio. Forse quel meccanismo è vecchio, forse sicuramente con la legge attuale non può essere abolito. Ma perché non può essere affiancata una libera adesione alle carte deontologiche? Secondo me questo percorso è praticabile, però io posso, sempre nel contesto dell'apertura di percorsi, mettere una palla a centro e cominciare a giocare questa partita di autoriforma, in cui sicuramente appena il Consiglio nazionale del 6 e 7 avrà dato l'ok alla commissione riforma, la questione del giornalismo per adesione sarà una delle questioni che risolve anche un altro problema, Raffaele, a noi.
quello di verificare se poi si possa andare, per quanto riguarda il giornalismo professionale, verso un elenco unico, dove anche chi non fa a tempo pieno la professione possa convergere, però dopo aver fatto un esame, perché oggi noi ci troviamo di fronte a una contraddizione. Il pubblicista diventa pubblicista senza aver sostenuto alcun esame, però poi è tenuto successivamente a una formazione permanente continua. Nello stesso tempo non possiamo pretendere la patente professionale per chi svolge dei piccoli compiti, penso il piccolo paese, il piccolo centro che è coperto dal maestro locale che dà notizie di lì. Che fai? Come lo inquadri? Gli devi dare sempre un tesserino da pubblicista? Questa proposta di Raffaele Fiengo risolverebbe anche questo tipo di problema. Quindi assolutamente apertura massima, ma soprattutto attenzione a quello che significa l'impatto delle tecnologie sulla democrazia. Questo è un ruolo che l'Ordine dei giornalisti intende portare avanti con molta fermezza, con molta attenzione, tant'è che con Michele Mezza ieri siamo stati al tavolo sul pluralismo dell'AGCOM e abbiamo formulato una serie di quesiti proprio basati sul concetto di dati e trasparenza. Grazie Presidente.